Assemblea generale, Camere del Lavoro e delle Categorie della CGIL a Torino. Presente anche il segretario generale Maurizio Landini. È necessario che ci siano risposte sul futuro di Mirafiori, ma quello che noi abbiamo posto è il futuro di Stellantis nel nostro paese. Noi siamo in presenza di una scarsa utilizzazione degli impianti, si producono poco più di 500.000 auto con una capacità produttiva di 1,5 milioni. Gli stabilimenti hanno ricorso ad ammortizzatori sociali e quindi è il momento che Tavares e quindi il gruppo Stellantis dica qual è il ruolo del nostro paese in questa direzione. E pensiamo che per l'importanza che ha Stellantis e tutta la componentistica in Italia, questo non è un problema solo del sindacato, solo dei lavoratori del gruppo, questo è un problema di tutto il nostro paese. E continuiamo a ribadire che come avviene in Francia, come avviene in Germania, come avviene negli Stati Uniti, come avviene in Giappone, come avviene in tutti i paesi dove c'è una presenza così forte del settore dell'automotive, c'è bisogno che il governo in prima persona assuma le proprie responsabilità e convochi l'amministratore delegato e i sindacati a livello nazionale per arrivare ad un vero e proprio accordo che indichi con precisione gli investimenti che si fanno, le produzioni che si fanno e come si garantisce l'occupazione in questi stabilimenti. Per noi questo tema è ancora aperto e vedremo quello che succede. Tra l'altro, proprio venerdì è stato proclamato lo sciopero qui a Torino da tutte le organizzazioni sindacali e per quello che ci riguarda, questo non può essere che l'inizio di una mobilitazione che riguarda tutte le attività industriali del nostro paese. Non è che abbiamo bisogno di qualche pacca sulla spalla o di qualche elemento che dica che per un altro anno o due si può tirare avanti. C'è bisogno di avere un elemento di prospettiva. Oggi siamo dentro un settore che sta radicalmente cambiando la stessa concezione del prodotto. Il prodotto non è più semplicemente la singola auto, il prodotto è la mobilità in tutta la sua dimensione. E come ho detto prima, qui c'è un problema che riguarda non solo Mirafiori, sicuramente Mirafiori è un problema perché messa così se non ci sono nuove produzioni non c'è una prospettiva, ma questo tema riguarda tutti gli stabilimenti italiani, riguarda il ruolo, il ruolo italiano dentro Stellantis, in più riguarda la componentistica.